questo affascinante cammino. E che questa sera sta guidando noi. Buona gente, venite dietro di me, seguite la mia luce e il mio calore. Dell'imperatore Cesare Augusto su tutto l'impero di Roma, governatore della Siria e Quirino. Ci troviamo nella città di Babilonia. In uno dei suoi sontuosi palazzi vive Baldassarre, uno dei magi d'Oriente, che in una notte piena di stelle sta dormendo. Dove sei? Oh, era un sogno strano, incomprensibile. Chiederò al mio dovino qual è il suo significato. Fadil, presto vieni, ho bisogno di te. Fadil! Le comando, comandi, mio signore. Ascolta, Fadil, stavo dormendo e una voce mi ha appena svegliato. Ho visto in cielo tre figure di cui non capisco il significato. Se posso esserti d'aiuto, descrivi queste tre figure. Vedo se riesco a sciogliere l'enigma. La prima figura erano due triangoli sovrapposti, che formano una stella a sé punti. Sono anni che scruto il firmamento. Una stella così non ho mai trovata. E la seconda e la terza? La seconda era un leone sopra un trono. E la terza che veniva vestata l'olio. Il significato della prima figura è chiara. La stella a sé punte è il simbolo del famoso re Davide, colui che ha fondato il regno di Israele. Ma la seconda e la terza non riesco a capire cosa vogliono raccontare. Davide, un re vissuto circa 800 anni fa. Ma cosa ha a che fare con me? Re di Israele. Ma mio padrone, c'è tra le tue ancelle una ragazza che proviene da una famiglia ebrea. Se posso, vado a chiamarla. Forse ci sarà spiegato il significato di questi simboli. Sì, sì, va a chiamarla, può essermi d'aiuto. Che sogno strano, incomprensibile, vero? Ma lasciate in me una grande pace. E poi, quella voce che pronunciava il mio nome sembrava un invito. Chissà cosa voleste dire. Mio padrone, ecco la tua cella estera. Già gli ho raccontato cosa hai visto nel sogno. Vieni, fatti avanti, Esther, accomodati. E spiega il significato del sogno. Grazie, mio padrone, della tua cortesia e della tua fiducia. La spiegazione del sogno la prendo dalle nostre scritture sacre. Scritture sacre? Il vostro popolo, intero esilio, ancora conserva scritture sacre? Ne sono passati di secoli, da quando il nostro re Ciro l'ha liberato e rimandato nella loro terra. È vero, mio signore, ma non tutti allora fecero ritorno in patria. Molti dei nostri antenati sono rimasti qui, ma hanno conservato tutte le tradizioni del nostro popolo. E ancora oggi, ogni sabato, ci riuniamo nella nostra sinagoga. E allora, Esther, se sai, spiegami il significato del sogno. Come già ti ha detto il tuo indovino, i due triangoli uniti a formare una stella a sé punte rappresentano il regno di Davide, la terra di Israele. Il trono e lo scettro indicano la venuta di un re potente. Il leone rappresenta la tribù di Giuda e l'olio versato sul suo capo vuol dire che proprio da questa tribù verrà l'unto del Signore, il nostro atteso Messia. Il mistero dei simboli è svelato, ma non riesco a capire il collegamento di queste tre figure. Anche il collegamento è chiaro, e vuol dire: presto arriverà il Messia nella terra di Israele. Egli sarà un discendente del re Davide, e più precisamente verrà dalla tribù di Giuda. Sì, ma il re di Israele, non riesco a capire cosa c'entro io con questo re.
ma a che fare con te, mio Signore, con il tuo popolo e con tutti i popoli della terra. Il nostro profeta Isaia, preannunciando la nascita di questo re, dice: cammineranno i popoli alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si sono radunati, vengono a te, e le ricchezze del mare si riverseranno su di te. A te verranno i beni dei popoli. Uno stolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madian e di Efa. Tutti verranno da Saba portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Ma allora la voce del sogno invitava ad andare ad onorare le re dei re. Ma perché proprio me? Ma perché in te il nostro Dio ha trovato un cuore umile, pronto ad accogliere la sua rivelazione. Sei l'onnipotente a chiedere di andare, andò. Va, va mio Signore, e porta al re di Israele, al nostro re, anche l'omaggio e la devozione di noi, porzione del suo popolo rimasta in questa terra. Io non riuscirò mai a vedere il suo volto. Che cosa te lo impedisce, mia cara Esther? Puoi venire con noi, puoi unirti alla nostra carovana che si metterà presto in viaggio. Posso scioglierti da ogni legame che ti tiene qui in terra di Sibio. Sì, tu benedetto, mio Signore. Non avrei mai osato di chiedere tanto. Ormai per noi ogni speranza di ritorno era svanita. Vedi, l'Altissimo ancora una volta si è ricordato di voi e tramite un sogno sta manifestando la sua misericordia. Dio è grande. Mio padrone, cosa porterai a tutta l'eredità? Con quale dono ti presenterai davanti al suo trono? Anche il dono era scritto nella profezia, ricordate? Verranno da Saba portando oro. No. Oro, oro, oro. Questo prezioso metallo tirato fuori dalla terra con tanta fatica e sangue. E chiunque per possederlo è disposto a più grandi sacrifici. Sì. L'oro apre tutte le porte, con l'oro tutto si può, l'oro è onnipotente come Dio. L'oro, cosa si addice di meglio a vedere? Presto, raccogliete tutti gli ori della casa e metteteli in uno scritto, dobbiamo partire, non indugherò ancora. La voce vi chiamava con premura. Mio padrone, la luna e le stelle ci sono favorevoli, poi da qualche giorno brilla in cielo una stella speciale, con la coda che punta verso occidente. Non sarà anche questo un segno? Bene, noi lo faremo aspettare, il leone di Giuda, l'unto di Dio, il re di Israele. Baldassarre, aiutato dalla sua ancella ebrea, ha capito il significato del suo misterioso sogno. L'Altissimo lo chiama a incontrare il re dei re che sta per nascere nella terra di Israele. Al nuovo re porterà come dono ciò che di più prezioso c'è sulla terra, l'oro, e si mette in cammino. Baldassarre non è il solo dei magi d'Oriente ad avventurarsi in questa ricerca. Proseguiamo anche noi il cammino per scoprire come continua la storia. Seguite la mia luce. Perché? La domanda è sempre la stessa. Perché l'uomo nato per vivere è destinato alla morte? Perché questo grande desiderio insopprimibile di vita si infrange contro un muro oscuro e impalicabile? Anche le stelle non danno nessuna risposta. Sono anni, mio Signore, che scruti il firmamento, ma nulla. Il cielo è muto su questo eterno problema. Melchiorre, mio amato sposo, sono giorni che ti sei sprofondato su quei libri e stai dimenticando perfino di mangiare. Poggia tutto lì, mangerò dopo. Ali, mio servo fedele, riporta questo libro in biblioteca e cerca tra i rotoli sacri quello che ho preso nel mio ultimo viaggio verso la lontana Israele. Chissà se quegli antichi saggi di quella terra hanno intravisto uno spiraglio di luce. Se continui così, ci vai con i tuoi stessi piedi verso la morte.
E se qualcosa c'è nel regno delle tenebre, lo vedrai con i tuoi stessi occhi e avrai la risposta che cerchi. Amira, tu sei la preferita tra tutte le mie mogli, ma perché non comprendi il mio intimo tormento? Nessuno è tornato dalla morte e quindi nessuno può dirci qualcosa. Su, mangia qualcosa e smettila di cercare. Mi ribello al fatto che tutte queste stelle stiano a guardare questa ingiustizia che si perpetra da secoli e secoli sulla faccia della terra. Ma da quando l'uomo è nata questa ingiustizia? Ci dobbiamo rassegnare al fato. Così vanno le cose e tu non le puoi cambiare. Fai come tutti, mangia, bevi e goditi ora tutti i beni che hai. Mio signore, ecco il rotolo delle sacre scritture di Israele. Me l'ha venduto un commerciante. Diceva che era del profeta Isaia, vissuto 6 secoli or sono. Ma sarà, dacci uno sguardo lì. È una profezia che secondo il profeta si avverrà nella pienezza dei tempi. Si tratta di un potente re che per amore del suo popolo si fa suo servo e ascolta cosa dice. È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida, ma ora non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo, ma dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Ma com'è assurda questa profezia. Ma intuisco che in questa assurdità c'è la chiave del problema. Un re che si fa l'ultimo dei servi e muore per ridare ai suoi sudditi la libertà. Il giusto che subisce l'ingiustizia di una morte violenta per ridare la vita al suo popolo, che lo ha consegnato alla morte. Ma dopo l'intimo tormento della morte vi vedrà la luce. Sento che in questo rotolo c'è la risposta. Se non sbaglio mi sembra di vita, si è caricato delle nostre sofferenze. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Adesso qualcosa riesco ad afferrare anch'io, ma non con la testa, con il cuore. Solo l'amore di una madre può sacrificare la sua vita per salvare il mio figlio. Amira, il pentito di donna e di madre mi mette sulla buona strada. Ali, presto, cerca tra le stelle a quale momento si riferisce questa profezia, a quando dice che nella pienezza dei tempi si avvererà tutto questo. Adesso che l'orizzonte di appare più chiaro, mio caro Melchiorre, mangia qualcosa, nutriti, le tue forze stanno venendo meno. Hai ragione, mia cara sposa, voglio proprio gustarmi questo cibo che hai preparato per me, adesso che la mente e anche lo stomaco si stanno riaprendo. Come mai per così lungo tempo i nostri occhi non hanno veduto? Come mai non ci siamo accorti di una stella così particolare, eppure così chiara nel firmamento? Hai trovato qualcosa di nuovo, Ali? Se le mappe celesti lo confermeranno, mio signore, in cielo è apparsa una stella di rara bellezza che porta con sé eventi strepitosi. Sì, guarda, è Cassiopea. Possibile. Cassiopea, la stella che ci annuncia la nascita di un re universale, quella che tutti i magi da secoli attendono. Sì, anche le mappe ti danno ragione, amico. Vedi, la congiuntura di Saturno con la costellazione della Via Lattea danno forma a una rara stella che con la sua coda ci indica anche dove avverrà questa epocale nascita. Sì, mio signore, ad occidente, dove il sole muore ogni giorno. E se tutto questo non è una grande illusione, allora la pienezza dei tempi è arrivata e noi ci siamo dentro. Chiedo perdono al mio signore. Allora dobbiamo presto metterci in cammino. La strada è molto lunga.
Bisogna attraversare il grande deserto e prendere la via del mare. Affronterai un viaggio così lungo e pericoloso. Possibile che questa sete di vita e di verità ti spinge a lasciare tutto? La tua terra, la tua famiglia, tutti i tuoi interessi. Sì, mia cara. Dopo questa sublime conoscenza, non possono i miei piedi restare fermi in questa casa. In questo riserva che sta per nascere, l'umanità troverà la risposta alla sua più inquietante domanda. Se il desiderio di incontrare il Salvatore del mondo ti chiama, non sarò io a fermarti. Ma andrai dal Gran Re a mani vuote e tu sembri un re. Hai ragione, mia cara sposa, ma cosa posso portargli in dono a un re così particolare? Lui avrà tante ricchezze. Ma voglio portargli un dono simbolico che ci dica qualcosa di più sulla sua missione. Portagli qualcosa che rappresenta la nostra terra, la bellissima Persia. Oppure un rotolo dei nostri antichi sapienti che conservi nella tua biblioteca. Ho trovato. Certamente gli farà piacere uno dei nostri preziosi tappeti che metterà nella sua sala del trono. Ecco cosa gli porterò. Gli porterò un'abbondante mistura di mirra. Ali, presto, prendi la mirra che ho messo da parte per la mia morte. La mirra? Che dono strano e inopportuno! Ecco. La mirra. Sì, la mirra. Porterò la mirra al re come omaggio, perché con la sua morte darà un senso alla morte. Solo lui è degno di usare questo prezioso unguento. Lo cospargeranno su tutto il suo corpo quando subirà una morte così violenta e gloriosa. Mio sposo e signore, mi sorprendi sempre con la tua saggezza. Su, miei cari amici, non perdiamoci in chiacchiere. Prepariamo la carovana e mettiamoci in viaggio verso Occidente. Il desiderio di conoscere questo re che ci salverà dalla morte mette le ali ai miei passi. Su, prepariamoci. Melchiorre, tormentato dal problema della morte, riceve uno spiraglio di luce dalla profezia di Isaia e dall'apparizione in cielo di una stella particolare che annuncia la nascita. Gli porta come dono la mirra, un prezioso unguento che preserva dalla corruzione, con la segreta speranza che il Salvatore universale ci salvi, soprattutto dalla morte. Siete pronti, mia buona gente, a continuare il nostro viaggio? Ci aspetta un'altra tappa per incontrare l'ultimo cercatore. Su, ripartiamo col cuore pieno di fiducia. Anzi, ancora di più, e tradisci il tuo. Sì, tu benedetto per il tuo lavoro, ne arrivo proprio di fuori. Mi devo molto stanco, di aver fatto tanta strada. Dimmi, chi sei? Da dove vieni? Sono a casa, un mago delle lontane Indie, e sto venendo dai confini dell'Oriente. Da dove? È incredibile. Finora non ho mai visto nessuno in questo sconsolato deserto arrivare da nessun lontano. Che cosa ti ha portato a fare questa strada per arrivare in mezzo al deserto? La storia è molto lunga, ma questa tocca niente la mia voce di luce, e con i piedi della raccolta. Da anni sto cercando tra i miei di tutti i popoli il vero volto dell'unico figlio. Ho cercato molto per mare e per terra. Ho chiesto a sacerdoti e sapienti di tutte le razze. Ho interrogato le scritture sacre di tutte le vite. E ogni popolo che mi hanno trovato ho raccolto sempre di un milione di gente. Sarò uscito a più vero quando l'avrò trovato. A che punto è arrivata la tua ricerca? E a che punto è arrivata? Nulla, nulla. Nulla che soddisfi la mia cura. Nulla che appaghi la mia serie di verità. Ho
trovato solo, vivo, mi farti la mano tu. Credi che un gesto finale presente troverà che si fa la vista, la sua di nuovo. Non so, amico, ma il gran sacerdote che sta sulla montagna cinese mi ha derisato su questa strada. E gli esempi dicono che sia quella lì. Cosa sapevo fare? Sarà questo gradevole profumo di erbe aromatiche che mi riporta su quella sacra montagna, quando ogni sera il gran sacerdote bruciava dei incensi, accompagnato dalla preghiera. Perdonami, perdonami in questo momento, ma continuo a questo racconto di Dio. Quindi, che cosa ti prescrive di detto il gran sacerdote di Cristo? Lui, indovinando il mio tormento, mi ha detto che se volevo vedere il vero volto dell'unico Dio, dovevo andare molto lontano da lì e prendere la grande strada della Chiesa, quella che porta verso l'Occidente. Lì avevi il segno del cielo. Un segno del cielo. Tutti con questo misterioso segno del cielo. Ma che, da dov'è questo segno? Buono, perché dici così? Perché già altri stranieri sono passati di qui e mi hanno detto di aver visto questo misterioso segno. Ed erano guidati da una stella che annunciava di che spiegati meglio, perché questo potrebbe avere a che fare con la mia stessa ricerca. Allora, io ci ho vita, sono passati di tutto un altro, e se non sbaglio, uno si chiamava Baldassare e veniva dalla Bagliotta, l'altro si chiamava Melchiorre, veniva dalla Pesca. Mi hanno detto che cercavano un re, un salvatore, un re che poi è anche servo, nato da poco, ed erano guidati da una stella. E di conforto, sapere di non essere solo lungo il cammino, di non essere l'unico povero a tentare questa avventura. E dimmi, cosa hanno detto? Verso quale direzione ti dava la stella? Mi hanno detto che la lunga scia di questa stella è stata nel cielo, partendo da oriente, mi conduceva verso l'Occidente. Come secondo loro avverrà qualcosa di straordinario. Allora forse stanno cercando la stessa cosa che sto cercando io. È bene che vada subito. E mi resta subito in cammino. Così posso continuare il resto del viaggio insieme a loro. Ah, non voglio andare via senza prima averti fatto nulla. Per ricambiarsi di questa tua squisita prudenza. È un dovere per noi nel deserto aprire la porta, la tenda e il cuore a tutti coloro che arrivano in questo luogo sconfinato e isolato. Questo è il loro per me molto importante. In questo sacchetto ci sono dei grani dello stesso invento che voglio avere, fatto da un grande padre. Scusa la mia, ma continua a non capire cosa c'entri il motivo della tua ricerca con l'incenso che porti con te. L'incenso è simbolo dello sforzo umano di raggiungere Dio e di vedere il suo volto. Il suo profumo sale al cielo, come tutte le preghiere dell'umanità. E Dio Altissimo riversa su di noi l'abbondanza delle sue benedizioni. Spero che un giorno possa anch'io finire col bene prima, ma ora non tardrà, se accelererà il passo e capirai qualche ora della morte, certamente raggiungerai i maggi che ti hanno finito. Certo, e io sono molto felice di essere fermato a parlare con te, ma ora è bene che arrivare, così posso raggiungere più presto la meta tanto. Che coraggio e che forte motivazione spinge Gaspari ad affrontare un viaggio così lungo e incerto, avendo ascoltato ciò che muove il suo cuore e i suoi passi, la ricerca del volto del vero Dio a cui vuole offrire il suo incenso, raccolto in tutte le terre da lui invocare. Gaspari, con il profumo dell'incenso, vuole far salire al cuore dell'unica del popolo israeliano. Popolo prescelto da Dio, a cui, tramite i profeti, l'Onnipotente aveva promesso il Messia,
il Salvatore universale. Poco lo hai letto, ma in questo momento, sotto il potente dominio di Roma, a quel grande imperatore aveva concesso la libertà di avere un suo re. Alle porte della città santa, i magi, provvidenzialmente, si incontrano alla vigilia della festa del Kippur. Ma quale coincidenza ci è capitata? Incontrarci alle porte di Israele, pur venendo da luoghi diversi, e non conoscendoci null'altro. Ma non penso che sia stato il caso. L'Onnipotente ci ha chiamato. Un unico desiderio ci ha unito e una stella ci ha guidato. Forse è nato nel suo stesso palazzo. Vedo della gente qui, proviamo a chiedere. Buona gente, nel nome del Dio Altissimo, dove possiamo trovare il re Erode, il nuovo re che è nato, colui che porterà salvezza al mondo intero? E dove possiamo trovare il re Erode? Dov'è il suo palazzo? Ecco, seguite questa strada. Dopo la grande porta, giungete anche alla dimora del re Erode. Andiamo, riprendiamo il cammino. Oramai siamo vicini. Guardate, la stella brilla sempre di più. Forse siamo quasi vicini al nostro re, davanti al nostro re. Ecco il palazzo. Vedete le guardie di fuori, qui sicuramente risiede il re Erode. Salve, siamo tornati. Non mi dite del nuovo re. Stiamo cercando appena appena sanato, il futuro re di Tintele. Potete annunciarci al nostro re? Forse siete stati accesi di vite. Aspettate, annuncerò il nostro re Erode. Alla porta ci sono tre nobili signori che vengono da lontano e si fanno chiamare magi. Vogliono parlarti riguardo alla nascita del nuovo re. Cosa dici? Esiste un solo re, sono io il re dei più re. Come sta? Veramente loro parlano un salvatore. Un re appena nato che è stato annunciato dalle antiche scritture. Ciò che dici non mi piace. Comunque portami questi tre individui. Il re Erode, re dei Giudei, è pronto a riceverli. Vi porterò al suo cospetto. Maestà, io sono un Baldassare e vengo dalla Babilonia. Io sono Gaspere e vengo dall'India. Io sono Melchiorre e vengo dalla Persia. Benvenuti, nobili signori. Vedo e sento che venite da luoghi molto lontani. Sicuramente qualcosa di molto importante vi accomuna per tutti i di qui. Di grazie, cosa cercate? Maestà, stiamo cercando il nuovo re dei Giudei, nato da poco. Abbiamo scrutato milioni di stelle e una stella speciale per vie diverse ci ha condotto fin qua. Anche le vostre antiche scritture sacre parlano di lui. Il nostro cuore ci dice che siamo molto vicini. Miei buoni amici d'Oriente, io non so dove sia il bambino di cui state parlando. Ma proverò a chiedere ai sacerdoti e agli scrivi. Loro certamente ci danno qualche risposta. Guardia! Convocate al palazzo i sacerdoti e gli scrivi e fatevi dire dove nascerà il Salvatore, il re di Israele. Sicuramente avete fatto un lungo viaggio. Gradite la mia ospitalità. Accomodatevi, vi faccio portare qualcosa. Thank you.
questa tua accoglienza ci rinfranca dopo questo lungo cammino per questa tormentata ricerca. Da tanto tempo, la stella che annuncia grandiosi eventi brilla nel cielo. Ognuno di noi l'ha vista in momenti diversi. Insieme circa 20 lune fa, sui sentieri del grande deserto. Ditemi di sapere, da quanto tempo siete venuti a conoscenza delle sacre scritture? Delle sacre scritture che il nostro popolo custodisce così gelosamente. Sono arrivate a noi misteriosamente, ma siamo convinti che nella sua misericordia l'Altissimo l'ha voluto per un suo misterioso disegno. Gloriosa Maestà, dopo aver accuratamente spiegato le sacre scritture, possiamo dire con certezza che il Messia, futuro re di Israele, nascerà a Betlemme di Giuda. Così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città. Da te uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo, Israele. Lascerà nella cucina a Betlemme, piccolo villaggio che ha dato la mia vita nel mio regno. Andate allora, senza perdere altro tempo. Informatevi sul bambino e quando l'avete trovato fatemelo sapere. Così anch'io posso andare ad adorarlo e grazie a te. Certamente, ti passeremo per salutare te e tutta la tua generosa cura. E ti riferiremo. Che cose inaudite devono sentire nel mio regno? Nel mio regno c'è l'ore, un pastore che si crede il re della Giudea, il re di Israele. Vedremo chi è il re di questa regione, con la spada vedremo chi regnerà su questa ignobile gente. Mio signore, non ti adirare in questo modo. Chi oserebbe usurpare il tuo trono? I magi che vengono dall'Oriente non sono altro che degli sciocchi sognatori. Quando torneranno da Betlemme e ti diranno quello che hanno veduto, allora sì che potrai scatenare tutta la tua ira. Vedremo, vedremo. E i magi si incamminano verso Betlemme. Con il cuore pieno di gioia e fiducia, si sentono ormai molto vicini a quella quanto cercata. Al contrario, il cuore di Erode è pieno di paura e rabbia per questa nuova nascita. Sappiamo che accecato da questi sentimenti, per non perdere il suo trono, farà uccidere tutti i bambini di Betlemme nati in quel periodo. Ma non indugiamo ancora. Voglio condurre anche voi nella vicina città di Davide ad incontrare il re dei re. Siamo in una sua modesta locanda, dove i magi vanno a riposarsi dopo il meraviglioso incontro con il Salvatore del mondo. Dai loro occhi, dalle loro parole, dai loro gesti, capiremo cosa è significato per Baldassarre, Melchiorre e Gaspare questo incontro tanto atteso e cercato. Giuditta, vieni fuori, ho sete, portami da bere. Che diamine, oggi hanno tutti fretta, c'è un viavai di gente curiosa. Curiosa di che? Ma non hai visto che ci sono in braccio cammelli, carovani di servi, gente di tutte le razze e di tutte le lingue? Sì. Ho notato che è un momento del sole, ma non ho avuto tempo di chiedere in giro cosa stesse succedendo. E poi, in questo periodo se ne stanno vedendo tante di cose strane e incredibili. Sono giunti dei nobili signori da tutto l'Oriente per venire a trovare quel bambinello nato in quella stalla fuori paese. Conosco di persona questa storia. L'altra notte ero di guardia al gregge con gli altri pastori e lì ci sono apparsi gli angeli del cielo che ci hanno annunciato che finalmente era nato il Messia. Angeli del cielo, ma forse l'avete visto in sogno. Ne siete proprio certi che l'Altissimo inviava a voi poveri pastori impuri e puzzolenti i suoi santi messaggeri? Certo, poveracci ed ultimi del paese, ma l'Eterno, per misericordia, proprio di noi si è ricordato. Siamo andati al campo e lì abbiamo visto un bambino in fascio. Dormiva sereno in una mangiatoia. Meno male che gli angeli ci avevano avvertito, altrimenti chi l'avrebbe riconosciuto il Messia? E poi i suoi genitori. I suoi genitori, infatti,
Qualche sera fa sono passati in questa locanda a chiedere ospitalità, ma non c'era posto per via del censimento e così li ho mandati nella locanda di Giacobbe. Alla fine hanno trovato riparo nella rimessa con degli animali fuori del villaggio. E quella grotta, buia ed umida, si è riempita di luce e di gente venuta ad adorare quel bambino re. Ed era tutta gente poveraccia come me. Zaccaria, ma non hai notato? Questi gentiluomini sembrano aver portato in questo villaggio una ventata di gioia, come nei giorni scorsi. A proposito, sembra che avrai presto delle nobili visite nella tua città. I nostri signori vorrebbero fermarsi un momento per rifocillarsi. Certo, certo, si può. Prego, accomodatevi. Shalom, nobili signori. A cosa devo che tale nobiltà visiti la mia modesta locanda? Non lasciarti impressionare dalle nostre fastose apparenze. Dopo quello che hanno visto oggi i nostri occhi, la povertà ci mette gioia nel cuore. Ma prego, accomodatevi tutti. Scusate il mio imbarazzo, ma non sono abituata a tali signori. Cosa posso offrirvi? Per ora del buon vino, e poi vedremo. Vado, farò del mio meglio. E tu, Zaccaria, fai compagnia a questi signori. Va bene, Giuditta, ma servi loro il vino che è nascosto in cantina e non quello che dai al mio poveraccio. Vado. Oh no, perché siete poveracci? Dopo aver visto oggi il re dei re, nella semplicità della sua povera famiglia, possiamo dire che veri fortunati siete proprio voi. Noi ricchi rischiamo di perderci tra le nostre ricchezze. Sconosciuti signori, le vostre parole mi toccano il cuore. Posso chiedervi chi siete e da dove venite? Siamo tre magi, veniamo da lontano Oriente, al di là del grande deserto. Siamo qui perché una segreta voce ci ha chiamato dal re dei re. Io vengo da Babilonia e un sogno mi ha condotto fin qui. Credevo di trovare un re potente sul trono e invece ho trovato un fragile bambino adagiato in una manciatoia. Ma quale ricchezza provvidi da quella sua debolezza? Quale forza? Hai ragione, nobile signore. Anche noi pastori abbiamo fatto la stessa esperienza. Dal suo sguardo abbiamo capito che siamo i prediletti di Dio. Io non sono ancora andata a trovarlo. Sono stata troppo impegnata in questi giorni. E poi non ho nulla da portargli. Non posso mica presentarmi a mani vuote davanti a un re. È questo che mi ha trattenuto. Io sono andata a lui con la cosa più preziosa che ci sia al mondo per cui l'umanità si affanna, l'oro, uno scrigno pieno di oro. Ma quando l'ho visto, ho capito che lui voleva farmi un dono molto più importante, molto più grande, la sua pace. Non ho mai visto tanta luce neanche negli occhi del più ricco del mondo. Mi scusi, sapete... L'oro che stringevo tra le mani era ben piccola cosa rispetto a quello che provavo nei mani. Ho deposto il dono ai suoi piedi, mi sono inginocchiato, l'ho adorato e adesso torno sui miei passi, convinto di aver trovato ciò che cercavo. Anche per me la faticosa ricerca è terminata. Adesso posso ritornare nella mia terra con il cuore sereno. Sapiente signore, mi perdoni se ardisco, ma cosa cercavi di così difficile da trovare? Cercavo un senso alla morte, la risposta al più grande enigma dell'uomo. Un testo del vostro profeta Isaia mi ha aperto gli occhi. Annunciava la nascita di un re che diventa servo e subirà una morte violenta per salvare dalla morte il suo stesso popolo che l'ha ucciso. Ma non mi dire che questo re così magnanimo è il bambino che da qualche giorno avete trovato e che proprio lui subirà questo atroce destino? Sì, è lui, è proprio lui. E l'ho capito quando i nostri sguardi si sono incrociati. Nei suoi occhi ho contemplato l'abisso del suo mistero. L'amore, solo un grande amore può fare tutto questo. Anch'io sono stata madre e sposa, ma non riesco proprio a comprendere un sacrificio così. Questo piccolo bambino mi ha insegnato cose che migliaia e migliaia di libri non hanno potuto. Solo l'amore fa morire la morte, e così ho trovato un senso alla morte e alla vita. E tu che cosa hai portato in dono a te per servire? Le ho portato la mirra, un prezioso unguento che ho acquistato con tanti sacrifici. La mirra? E come mai questo strano dono? Sì, la mirra. Quando il re darà la sua vita, il suo corpo verrà cosparso di questo prezioso unguento, che è segno di morte, e così si trasformerà in profumo di vita. Una cosa ancora non capisco. Come mai l'altissimo Dio ha preso dimora in una stalla e non nel grandioso tempio di Gerusalemme? Te lo spiego io, mio buon Zaccaria. Ho visitato i templi più belli del mondo, ma ovunque
ho trovato solo sue pallide immagini. Quando ho incontrato questo bambino, il mio cuore ha capito. Qui abita il vero Dio. Questo è il suo vero volto. Dio non può essere che amore. Tutte queste parole che mi state dicendo mi confortano, soprattutto da quando ho perso mio marito e con lui il mio bambino. Da quel momento non conosco più il sentimento. Tutti vogliono approfittare di me e così ho indurito il mio cuore. E allora vai, donna, vai a trovare l'amore fatto carne. Non pensare a cosa dirgli. Mettiti in silenzio davanti a lui e l'amore capirà. Portagli il tuo cuore gelido e l'amore lo riscalderà. Portagli le tue ferite e l'amore le guarirà. Grazie, sapiente maestro. Ora ho capito che sono proprio questi doni che mi gradirà di più. E poi ho portato in dono anche per te il migliore incenso del mondo. Davanti a lui l'ho bruciato e il suo profumo si è elevato al cielo come una grande preghiera che abbraccia tutti i popoli. Vado. Andrò al cospetto del Salvatore così come sono, così come mi trovo. Sì, vai. E fatti accompagnare da Zaccaria. Lui già sa dove è nato. E insieme a loro andate anche tutti voi, buona gente. Andate anche tutti voi, buona gente. Andate in messa. Dio fatto bambino vuole donare anche a voi la stessa pace, lo stesso amore, la stessa gloria che ha dato a tutti noi. Andate con i vostri cuori semplici e umili. E vedete il volto di Dio che illuminerà i nostri visi, i vostri sguardi, i vostri passi. Ho conservato anche per voi il buono del mio incenso. Prendete, e quando sarete davanti a lui, pensate in cuor vostro un desiderio, e buttate nel braciere ardente questi grani. Il vostro desiderio salirà al cielo, come una soave preghiera. Andate, il re dei re vi sta aspettando, egli sicuramente vi salirà. Andiamo, gente, seguite noi. Allora camminiamo e seguiamo la luce, come ha guidato i magi, guiderà anche noi. Allora queste sono le famose docce che si fa l'andocciata il 24 di dicembre, come di usare da Civitanova del Sannio da oltre 100 anni. È stata ripresa questa manifestazione da circa 10 anni da un gruppo di amici. Questo sarebbe il legno del faggio. Si va alla fine di marzo, inizio di aprile, prima che sbocci la vegetazione su in montagna, con le prime piogge autunnali vengono messe dentro, poi da usare per l'andocciata del 24 dicembre. Sto riparando questa lamigiana qui per metterci il vino. Come si fa questo andocciato? Devo fare questo lavoro perché lo stato dal fuoco. Sono
fanno col pane sa tutto e dopo si impasta con l'acqua, farina e patate. Si leve e poi si mette al forno. Messico.